Delle grandi occasioni allo Stefano La Motta di Nicosia per l'incontro con il Paternò. Natale, Serafino, Schiera, Castro Giovanni, Conticello, Serafino, Nocera, Tomaselli, Spartano, Catania, Entili, Grasso, Suriano, Bruno. Inizia bene il Paternò, un tiro da fuori aria di Sciuto che si insacca alla sinistra di Castro Giovanni, ma la rete è annullata per fuorigioco. Proteste da parte dei paternesi. Doppio tiro in aria di Sciuto e Spartano mette in angolo, da cui nasce il colpo di testa di Consoli che sfiora il gol. Pallonetto di Catania messo in angolo da Colonna sul successivo calcio d'angolo e ancora il portiere del Paternò ad opporsi al tiro di Intili. Punizione di Intili e ancora Colonna mette in angolo. Scambio Suriano-Bruno e quest'ultimo è atterrato in aria, ma il signor Calì non concede il penalty. Azione in area nicosiana di Consoli, parata da Castro Giovanni. Scambio Bruno Catania e tiro di Grasso fermato in aria da una mano, ancora una volta rigore negato da parte del signor Calì. Parata di Castro Giovanni su Consoli, punizione di Intili e parata in uscita di Colonna. Ancora una successiva punizione di Intili che questa volta termina fuori. Colpo di testa di Consoli, inizia il secondo tempo sullo 0-0. Punizione di Intili e colpo di testa di Grasso, ben parato da Colonna. Pallonetto da fuori area di Consoli, ma Castro Giovanni non si fa sorprendere. Calcio d'angolo di Intili e colpo di testa di Suriano che termina fuori. Ancora un calcio d'angolo di Intili e colpo di testa di Nocera che termina in rete. È la terza rete del giocatore calabrese. Grande tifo sugli spalti e punizione di Miceli, parata in uscita da Castro Giovanni. Punizione di Miceli che si infila alla destra di Castro Giovanni ed il Paternò si porta in pareggio. Calcio d'angolo di Catania e rete di testa di Alessandria, è la prima rete del calciatore catanese che si infortuna alla spalla destra sulla successiva esultanza da parte dei giocatori del Nicosia e di tutto il pubblico intervenuto sugli spalti. E poi successivamente il giovane Scardino che davanti a Colonna manda fuori. Finale convulso con grande esultanza sugli spalti e qualche scontro con i pochi tifosi del Paternò giunti a Nicosia, ma nulla di importante. Il Nicosia comunque finisce il suo incontro vincendo 2-1 e portandosi a 10 punti ed in testa alla classifica del girone D di promozione. Took my time, took my chances.